Ciao a tutti Corps e benvenuti in questo Unboxy Tag. Ebbene sì, siccome si sono succeduti due eventi molto diversi fra loro, ma sinceramente con i pochi iscritti che ho non aveva tanto senso pubblicare un video dietro l'altro, ho deciso di mettere insieme un tag e un unboxing. Cominciamo dall'unboxing. L'unboxing dipende. L'unboxing l'ho vinto perché ho vinto il primo giveaway della mia vita in 2 anni su YouTube. Ho vinto il giveaway di Barbara Cherry Glimmer. Qui con me ho il pacchettino, ve lo faccio vedere così perché i miei dati ve li scordate. E niente, lo apriamo insieme, vediamo se riesco ad aprirlo insieme a voi. Aspettate, magari velocizzerò sta parte per non annoiarvi troppo. E non è che tutti i giorni apri parte, però adoro più. Soprattutto siccome in questo caso non so nemmeno cosa c'è dentro, perché è un brevissimo di premi, diciamo un po' di carte ragazze, Barbara mi ha detto. Però regalo per tutti, non si è in sorpresa. Ah, non è che ce l'ho fatta forse? Che quasi, Aspetta, se lo penso io te lo potrei fare. Allora, io prima me la tiro fuori in maniera... Opla! Grossolana, oddio! No, vabbè! Sono troppo contento! Allora, uno stack è caduto per terra. Dopo ve lo faccio riprendere questi. Vediamo un po'. Sono degli ovetti. Sì, in tema con la Pasqua, credo che siano... Stai a vedere che sono gli ovetti che avevo visto nel tuo video assaggi, Barbara, io ancora non lo so. Sì, video assaggi, scusami, video what are you tenet. Se sono quelli, cioè io ti adoro veramente troppo. Ti appoggio qui, l'altro snack mi è caduto, aspettate che me lo faccio riprendere. Eccomi qui, ho raccolto anche l'altro snack che non avevo ancora visto cos'è Starbucks. Vediamo se riesco a leggere qualcosa. Cioccolato al latte con caramello e arachidi, pinuzzo di arachidi. Bene, hai indovinato pienamente i miei gusti, Barbara, io ti ringrazio veramente veramente tanto perché non mi aspettavo che ci attaccassi così. Sembra che magari non ci eravamo mai scambiati la magliettina. Ora io però non lo so se facendo da solo riesco a farvi vedere qualcosa, magari la farò, provo a mettermela diciamo addosso in maniera super super grossolana. Comunque c'è sopra una bandiera dell'Inghilterra, se io l'alzo così cosa vedete? Vedete qualcosa? Boh. E niente, vi lascio come piccolo ringraziamento nell'info box il canale di Barbara che pubblica tantissime cose soprattutto per quanto riguarda i bei posti di Londra. Poi c'è una piccola rubrica che si chiama Londra chiama Italia, che credo sia mensile con un'altra youtuber che non mi viene come si chiama, e poi pubblica tantissimi what I eat in a day molto ghiotti, dal quale penso di aver già visto questi mini eggs che vi ho fatto vedere prima e che sicuramente assaggerò, non adesso perché ormai ci tenevo a fare il video da solo, ma magari li posso mettere in un video assaggi se ce la faccio a resistere, però non credo, credo che li assaggerò in privato. Scusate Colors, ma pensavo di aver aperto tutto il pacco, invece no. Poi ho già girato in realtà la seconda parte delle cose che non avevo aperto e ho scoperto che non avevo registrato niente perché l'ha fatto qualcuno che non l'aveva mai fatto. Vi rileggo la cartolina che mi ha legato Barbara al pacchettino. Dice: complimenti per la vittoria del giveaway. Spero che i premi un po' beauty e un po' assaggi ti piacciono. Grazie della tua amicizia virtuale. A presto Barbara. Indirizzata a Riccardo True Colors. Ora fortunatamente c'è da dire che io non ho una memoria così a breve termine, quindi diciamo che in un certo senso continuerà a essere una sorpresa anche per me.
partiamo con questo gel doccia a shampoo Titano Uomo della linea Inoxa, che mi sa che fra un po' mi servirà, perché tra tipo 10 giorni mi compleanno. Maschera del mal morto, come mi sembra che ho visto provare dalla mia amica. Spero che ci siano. No, non ci sono le istruzioni. Guarderò qualche video. Va bene. È un'occasione per una nuova serie di video, i video sulle maschere. Poi, altra mascherina della linea Montagne Jeunesse, che dice che aiuta ad assorbire l'olio in eccesso. Cosa vuol dire excess oil, l'olio in eccesso? Vabbè, comunque guarderò sicuramente come fare qualche tutorial, perché io non ho mai fatto maschere. Poi, cosa abbiamo? Vi giuro che io non mi ricordo, anche se ho appena girato. Ah, bagno doccia shampoo, rivitalizzante dei centri energetici inferiori all'essenza aromaterapica di ambra. Beh, io ne avrei molto bisogno, perché la mia energia vitale è proprio che dorme in questo periodo. Poi, ultima mascherina, la Montagne Jeunesse. Urlo qui. Deep Pore Cleansing Peel Off Mascherilla Peeling para Hombre. Poi c'è, credo, gli ultimi due campioncini, se non ho visto male. Questa no, ve l'ho già fatto vedere l'ultima parte. Gli ultimi due campioncini, questa dovrebbe essere, se non ho letto male prima, una protezione per il sole, sì, 50 più difesa video. Tra l'altro la 50 più mi sembra che è proprio quella che uso io, quindi perfetto. E per finire la parentesi dei campioncini, c'è questo olio che io sinceramente non mi ricordo che olio è. Ah, dopo sole idratante. Ok, adesso ho letto bene, spero di prenderlo il sole anzitutto. E le altre due cose che a questo punto ho deciso definitivamente che faranno parte del mio mini video assaggi sono questo KitKat e, no, bugia, sì, no, è giusto il KitKat, e poi questo snack che, a quanto ho capito, sì, è un coniglio pasquale al cioccolato. Io vi lascio all'ultima parte del video. L'altra cosa che volevo fare, che sicuramente avrete letto dal titolo, è il tag. Oh mio Dio, non l'ho aperto. Il tag che è stato creato da Mimì. Sì, invece l'avevo aperto. E si chiama La mia Pasqua ideale. E sinceramente, siccome questo video non so, uscirà probabilmente o stasera o domani, stasera siamo il 12 aprile. Mi sembrava superfluo pubblicarlo più tardi, perché domenica uscirà un altro video di cui non vi anticipo niente. Vi dico solamente scusate se nel video di domenica sarò abbastanza giù di tono, però l'ho girato stamattina che non era una gran giornata, e il regalo di Barbara ha migliorato decisamente la giornata. Ma veniamo al tag. La mia Pasqua ideale, come ho detto prima, creato da Mimì, che mi ha anche taggato. Vi lascerò tutti i canali come al solito. Prima domanda, ti piace la Pasqua e se sì per cosa? Allora, io dal punto di vista religioso assolutamente no, perché sono ateissimo spiritualista, mi definisco. Se proprio volevo fare il venale, ecco, le uova di Pasqua sono l'unica cosa positiva della Pasqua. Freya! Scusate. Uovo pulcino o coniglio di cioccolato? Decisamente uovo, perché è tanto più ghiotto. Numero 3, solitamente come festeggi la Pasqua? Non festeggio la Pasqua, anzi quest'anno per la mia gioia stiamo pure a casa. I tuoi genitori e parenti ti regalano ancora l'uovo? Un velo pietoso sui genitori e parenti, giustamente, questo non si poteva sapere, quindi tranquilla Marti, non ti preoccupare. Qual è il tuo uovo preferito? Il mio uovo preferito è un uovo che non so nemmeno se esiste. Dovrebbe
trattarsi di nuovo il cioccolato bianco, ma per non anticipare altre domande che ci sono dopo, ve lo dico dopo in maniera più approfondita. Poi, il ricordo più bello che hai della Pasqua, quando ero un infante innocente che non sapevo quanto il mondo facesse schifo. Cioccolato al latte o fondente? Dovendo proprio scegliere decisamente al latte, perché il fondente lo preferisco, insomma, alla barretta. La sorpresa più bella che hai trovato nell'uovo? Boh, e chi se la ricorda la sorpresa, ragazzi? La sorpresa più brutta che hai trovato nell'uovo? Idem con patatine, non me ne ricordo. Cosa farai a Pasquetta? Niente. Come creeresti il tuo uovo ideale? Allora, il mio uovo ideale sarebbe il cioccolato bianco, come ho detto prima, con la carta, insomma, la carta che lo ricopre decisamente potteriana. Sorpresina potteriana. Oppure un'alternativa, vedete, per essere in tema con la magliettina che ho vinto grazie a Barbara. Un'alternativa al tema potrebbero essere tutte cose a tema Inghilterra. Come apri il tuo uovo? Pam! Cazzotto forever. Incredibilmente forse ce l'ho fatta a finire. Mi dici di taggare qualcuno, ma non taggo nessuno perché poi voi vedrete questo video praticamente a ridosso della Pasqua. Però se c'è qualcuno che vuole rifarlo, ve lo vedrà in tempo, fatemelo sapere che lo vengo a vedere. Vi saluto perché ho sempre paura che la fotocamera vi abbandoni, vi mando un bacione, grazie Barbara, grazie Marti di avermi taggato, grazie a tutti quelli che vedranno questo video e ci vediamo domenica con un nuovo video, mi raccomando non mancate.